Mediterranea, giunta alla 34esima edizione, la fiera dedicata alle tipicità agroalimentari più longeva d'Abruzzo, si svolgerà dal 12 al 14 luglio prossimi al Marina di Pescara. Mediterranea ha rinnovato il suo format alla luce del binomio enogastronomia e turismo, fondamentale motore dell'economia locale, ha detto Lido Legnini, vicepresidente della Camera di Commercio Chieti Pescara. 34esima edizione di Mediterranea, quest'anno tante novità, restyling sia nella disposizione della mostra mercato che nei contenuti. C'è una collaborazione con Slow Food Abruzzo e Molise, collaborazione nata ormai da diversi mesi. Camera di Commercio ha partecipato l'anno scorso per la prima volta al Salone del Gusto Terra Madre, poi c'è stato una bella sinergia con Calalenta che si è appena conclusa, grande manifestazione di rilievo della Costa dei Trabocchi. Insomma, quest'anno mettiamo insieme le tipicità con il turismo, per cui ci saranno delle isole del gusto, scuole del gusto, laboratori e all'interno un percorso che porterà il visitatore ad assaporare anche quello che è la storia, la cultura e l'ambiente in Abruzzo. Un percorso traboccante di novità, avete giocato sul nome. Sì, stiamo lavorando su questa contaminazione tra i due territori, Chieti Pescara, anche se Mediterranea vuole essere un'esposizione dei prodotti di tutto l'Abruzzo in Italia e nel mondo. Sui trabocchi ci stiamo lavorando tanto, ci sono delle belle novità che troverete all'interno del padiglione Becci. Stanno realizzando con due importanti registi della RAI, stanno realizzando un documentario che porterà, come dire, D'Annunzio dal fiume Pescara fin giù agli anfibi antidiluviani, come li descriveva D'Annunzio. Ci sarà quest'anteprima e poi successivamente presenteremo il filmato per intero.